fenomenologia dello spirito. Allora, il signor spirito ve l'ho presentato, dunque ormai lo conosciamo piuttosto bene. Dobbiamo analizzare il termine fenomenologia, perché abbiamo detto che lo spirito, che è il tutto, che è la realtà in sé, è un soggetto in fieri, soggetto razionale, anzi è la ragione stessa. Ma non è immobile, fermo, come la natura di Spinoza. Quindi è fondamentalmente storia. E abbiamo detto che l'hegelismo è uno storicismo. E quindi che cos'è la storia? Intendiamo la storia dell'umanità, va da sé. Che cos'è la storia? È l'autobiografia dello spirito assoluto. Conosciamo già la fine della storia, perché la fine della storia è anche il fine, cioè il telos. Dove va a parare la storia? Va a parare nell'autocoscienza dello spirito, il quale prende pienamente coscienza di se stesso. Lo spirito è alla ricerca di se stesso, per così dire. E questo svolgimento è uno svolgimento per tappe, è uno svolgimento dialettico. Ogni tappa è collegata alla precedente secondo quel processo triadico che abbiamo definito essere la dialettica di Hegel, tesi, antitesi, sintesi. E quindi, interessante, perché ogni epoca storica, che ha il suo zeitgeist, il suo spirito del tempo, per così dire, è conseguenza dell'epoca precedente e anticipa l'epoca seguente, secondo una legge dialettica e razionale che è dato intendere, studiare, definire. Ovvero tutte le filosofie della storia successiva a Hegel tengono conto di questa impostazione. Poi naturalmente uno può avere anche opinioni diverse, ma l'idea di fondo che la storia abbia un senso, che ci siano dei nessi storici di causa ed effetto, questo tipo di idea, che è un'idea che fino a qualche tempo fa era preminente nel mondo accademico, nel mondo degli studiosi, è comunque di provenienza idealistico, hegeliana, per così dire. Poi, ovviamente, con le dovute differenze, è stata sottoposta a critica. C'è anche un'interpretazione concorrente, ma questa interpretazione concorrente deve affermare che la storia non ha alcun senso, alcun telos, non va da nessuna parte, quindi è una storia per eventi scollegati gli uni dagli altri, che non procede in nessuna direzione, quindi non c'è una linea di sviluppo e non c'è nemmeno l'idea di progresso. E l'idea di progresso, Luca, no, l'abbiamo detto tante volte, è la versione laica, è la versione laica dell'idea di salvezza, del processo di salvezza, della storia della salvezza, che è tipicamente cristiana, insomma, chiaro, cioè uno svolgimento ben preciso. Questa idea dello svolgimento la troviamo anche nelle filosofie post-hegeliane di orientamento marxiano o di altri orientamenti idealistici, liberali e così via. Cioè la storia ha comunque un senso. Attenzione, l'altro elemento fondamentale è il polemos, in senso eracliteo. Il polemos che cosa significa? Significa che questo dinamismo storico è un dinamismo, come dire, è un'evoluzione che passa per una serie di tappe, a volte anche dolorose. Cioè c'è sempre la contrapposizione e la contraddizione. Contraddizione che si risolve, ma si risolve attraverso una fase di scontro. Allora, la guerra è implicita nello stesso svolgimento storico. Vi ricordate l'anno scorso quando abbiamo parlato della pace perpetua di Kant? Abbiamo detto come il progetto di Kant, che si basa evidentemente sulla ragione illuministica, è un progetto, forse se vogliamo, utopistico, ancora oggi continua a essere una pia speranza. Evidentemente ci dobbiamo, comunque ci possiamo e ci dobbiamo fare affidamento, quantomeno è possibile pensarlo, il fatto che sia possibile pensarlo già è qualcosa. E la visione di Hegel invece è molto diversa da quella di Kant a proposito del polemos e della guerra.
Cioè la guerra è il motore stesso che alimenta la storia. Chiaramente Hegel non ha in mente le guerre di oggi, che sono assolutamente dissennate, insomma, ci riesce veramente difficile razionalizzare in un quadro illuministico, idealistico, quello che sta avvenendo oggi di. Anche perché credo che la differenza, lo spartiacque, sia proprio l'arma nucleare. Arma nucleare che significa un significato quasi metafisico, cioè quello di fine violenta della storia. L'ultima guerra che fa cessare tutte le guerre. Le guerre nel senso buono del termine, ammesso che si possa parlare in senso buono, cioè quelle guerre, quei conflitti, possono anche essere non così cruenti o addirittura incruenti, che fanno comunque evolvere l'umanità. Il confronto, lo capite, lo possiamo fare con la singola individualità. È un confronto sempre che lascia il tempo che trova, ma tanto per capirci. Se lo spirito assoluto è un soggetto, e questo soggetto è alla ricerca di se stesso, impegnato in un processo di autoconoscenza, beh, è come un fanciullo che cresce, che diventa adulto e poi diventa vecchio, che acquisisce sempre maggiore consapevolezza, ma lo fa passando per una serie di situazioni traumatiche, conflittuali, cioè si cresce attraverso, per dirlo in termini psicologici, una serie di traumi. Si devono superare nel corso della vita degli ostacoli più o meno importanti, per tappe, ci passiamo tutti quanti. E chiaramente queste tappe le si possono affrontare in maniera più o meno traumatica, lasciano un segno più o meno doloroso, oppure insomma in maniera un po' più soft, però dobbiamo comunque affrontare questi ostacoli per poter crescere, d'accordo? Sì. Sì, parliamo sempre di uno scontro che è interno all'unico soggetto esistente. Ecco, questi, non esiste uno scontro con un'alterità oltre, evidentemente. Di questo unico soggetto in via di evoluzione. E l'evoluzione è un'evoluzione polemica. Assolutamente sì, infatti non dobbiamo pensare alla guerra semplicemente ai termini militari, bellici, cioè le due schiere di soldatini con i fucili e le baionette, quella è un tipo di guerra per così dire, o la falange politica, la guerra è anche all'interno della famiglia, la guerra è guerra sociale, è guerra per il potere, è guerra istituzionale, è guerra economica, è polemos in senso lato. Nella versione marziana diventerà infatti lotta di classe. Quindi dipende dai soggetti. I soggetti sono sempre diversi. Quella di Hegel è fondamentalmente storia delle istituzioni, quindi di soggetti politici, che poi sono sempre l'unico soggetto che si scinde in tanti soggetti in evoluzione, per così dire. Tappe diverse. Quindi il termine fenomenologia, lo conoscete da phenomenon, termine che usa anche Kant in maniera completamente diversa, quindi non vi confondete, designa la scienza di ciò che appare. E che cos'è che appare? La storia dell'umanità, quella che si palesa sotto i nostri occhi, quando siamo vivi, insomma, quella che possiamo studiare sui libri, evidentemente, è la manifestazione dello spirito assoluto. La fenomenologia, dunque, consisterà nell'apparire dello spirito a se stesso. A chi altro si può manifestare se non a se stesso? Cioè nel pervenire dello spirito alla consapevolezza di essere tutta la realtà, cioè l'assoluto quale identità di finito e infinito, reale e razionale. Questo l'avete capito. Allora, lo spirito lo abbiamo definito assoluto, ma all'inizio del processo, e mentre il processo è in corso, lo spirito, pur essendo assoluto, non sa di essere assoluto. Cioè lo spirito diventa pienamente assoluto quando prende consapevolezza di sì, cioè alla fine del processo. Ecco perché Hegel affermerà che il vero è l'intero. Perché se io intellettualmente mi soffermo su un particolare, su un dato
periodo storico su una determinata vicenda, mi sfugge come al solito l'intero processo, è soltanto alla fine del processo. Vi ho fatto l'esempio del libro giallo, della commedia, cioè c'è una fine. Se io mi fermo su una scena intermedia e non conosco ancora, posso immaginare dove andrà a parare la storia, però devo poi assistere allo svolgimento intero della vicenda per capire che senso aveva quella scena lì del film. No, se uno vede un film, vi sarà capitato anche a voi, no? Magari ci sono delle cose che sul momento uno non capisce, di cui non si rende conto, cioè vede un personaggio che appare così e lo capisce soltanto strada facendo, cioè verso la fine del film dice: ah, ecco qual era il ruolo di Tizio, ah, ecco quel dettaglio. Certo, il regista deve essere molto bravo, non può essere un film hollywoodiano di cassetta, altrimenti questi particolari non ci sono. Quindi lo spirito diventa assoluto alla fine del processo, cioè diventa consapevole di essere spirito assoluto. Lo era anche in partenza, in un certo senso, perché esiste solo lui o lei, insomma, ecco, per non discriminare nessuno. E allora possiamo evidentemente assumere due visuali sulla storia, sulla fenomenologia dello spirito, cioè sulla storia dello svolgimento per tappe dell'autoconsapevolezza dello spirito, sono quella diacronica o propriamente fenomenologica e quella sincronica. Questo Eleonora lo capite, no? Diacronico, scusa, in greco che vuol dire? Viene dal greco come fenomenologia. Cronos, che cos'è? Il tempo, brava. Quindi sincronico e diacronico, ambedue i termini hanno a che fare con il tempo. Diacronico e sincronico. Diacronico è l'opposto del sincronico. Dia indica il trapasso, il movimento attraverso, per esempio moto per luogo. La prospettiva diacronica è quella dello svolgersi nel tempo di un determinato fenomeno, no? Quindi la prospettiva diacronica è quella che fotografa Eleonora a 5 anni, Eleonora a 20, Eleonora a 40, quella è la prospettiva diacronica, quindi studia i cambiamenti del medesimo soggetto, complessivi, di un aspetto della realtà. Invece la prospettiva sincronica, synchronos, lo prendo insieme, è quella che esamina l'interrelazione, i collegamenti di vari fenomeni in un tempo dato. La prospettiva diacronica esamina razionalmente, nel caso di Hegel, lo svolgimento di un fenomeno, quindi ti dice come dal fenomeno A si è passati al fenomeno A1, A2, A3 e così via, come è cambiato nel corso del tempo. Invece la prospettiva sincronica è quella che analizza le relazioni tra il fenomeno A, il fenomeno B e il fenomeno C nel medesimo tempo. Perché nel medesimo tempo, qui ed ora, stanno accadendo una serie di cose. Ci sono una serie di soggetti, ognuno dei quali è impegnato nel prendere appunti o nel fare altre cose. Va bene? Questa è la prospettiva sincronica. E quindi io posso studiare le interconnessioni che ci sono tra una serie di soggetti, insomma, qui è poco significativo, ma insomma, una serie di eventi. Non so, dal punto di vista geopolitico, sincronicamente posso esaminare i rapporti che ci sono, i legami, le connessioni geopolitiche tra la guerra di Israele e la guerra che si sta svolgendo in Ucraina con la Russia che avanza in Ucraina. Quindi quei due fenomeni, quei due fronti di guerra li posso esaminare in termini sincronici. Oppure posso prendere solo la guerra in Ucraina e verificare, ricominciando, che ne so, dalla fine dell'Unione Sovietica, dall'inizio degli anni 90, come abbiamo fatto in storia, esaminare tutto il percorso, gli ultimi 30 anni, come si è giunti alla situazione attuale. Quella è una prospettiva diacronica, mentre la prospettiva sincronica è quella che, prendendo un determinato momento, il 2021, quell'anno lì, o il gennaio del 2021, mette in relazione una serie di fenomeni, termini storici, geopolitici, sociali, eccetera, eccetera. Mi spiego? Adesso sto facendo una cosa e un altro soggetto in questo momento sta facendo un'altra, più o meno.
Sì, che ne so, per esempio in questo momento tu stai a scuola facendo il tuo lavoro di studentessa, per così dire, e nello stesso tempo altri personaggi che fanno parte, che ne so, che fanno parte integrante della tua vita, stanno svolgendo altre attività, oppure i tuoi compagni stanno svolgendo altre attività contemporaneamente. Certo, è un esempio poco significativo questo qui, anche perché e la fenomenologia dello spirito non si occupa dei singoli individui. Avete capito che dal punto di vista storico i singoli individui non hanno nessuna rilevanza se non al massimo come comparse, come folle, a meno che non sei Napoleone Bonaparte, resta inteso. D'accordo? Qui parliamo di storia delle istituzioni, di storia delle società, di storia di determinati stereotipi culturali. Quindi parliamo, che ne so, di storia del Rinascimento, dell'umanesimo Rinascimento, di storia della modernità, della storia dei regimi assolutisti del Seicento fino alla Rivoluzione Francese. Cioè i cambiamenti sono questo tipo di cambiamenti, che sono cambiamenti epocali, che sono quelli che abbiamo studiato in storia, che studiamo in storia. Come si passa da un cambiamento all'altro, da un'epoca all'altra. Vabbè, comunque. La storia, quindi la fenomenologia dello spirito, si basa su una serie di figure, non quelle delle carte, evidentemente, figure sono diciamo, delle figure simboliche, dei simboli. A noi ci interessano in particolare due di queste figure, che poi approfondiremo, perché sono due figure particolarmente significative per cogliere e per introdurre altri pensatori, in particolare pagina 477, quella di servitù e signoria, e poi quella della cosiddetta coscienza infelice, pagina 480, a cui giustamente l'autore del manuale dedica uno spazio più significativo, perché considerate che, per esempio, la figura servitù e signoria sarà in qualche maniera ripresa e poi sviluppata da Marx. Rapporto servo-padrone, sfruttato, sfruttatore, oppresso. C'entra le due classi. Beh, sì, nell'ultima fase, nell'ultimo stadio, tra proletariato e capitalisti. Sì. Invece quella della cosiddetta coscienza infelice sarà ripresa da Feuerbach, un altro filosofo assolutamente rilevante, sempre della cosiddetta sinistra hegeliana. Feuerbach parlerà di alienazione religiosa. E la coscienza, che cos'è la coscienza? La coscienza sempre dello spirito assoluto, no? Che deve diventare propriamente cosciente di se stesso, quindi autocosciente. Perché è infelice? Perché l'infelicità è il motore della ricerca. Se pensate all'esempio della singola persona, noi ci evolviamo, ciascuno di noi si evolve per tappe nel corso della vita. Le tappe possono essere quelle, che ne so, della maturità, visto che voi vi apprestate a fare la maturità. Della maturità si diventa dei giovani più o meno inseriti in questo e quel percorso universitario, in questa e quella professione, a Dio piacendo. Poi un altro momento significativo può essere la famiglia. Non so, poi chi vivrà vedrà. Ma ci si evolve per tappe, questo lo avete capito. E questa evoluzione viene spinta, allora forse il termine infelicità, infelice è un termine magari un po' fuorviante, diciamo insoddisfazione, il fuoco che ti brucia dentro è quello che ti spinge ad evolverti, che ti costringe ad evolverti. Siamo sempre in cerca di qualcosa. È un organismo vivo, l'organismo vivo è un organismo dinamico. Sofferente in quanto dinamico. Hai bisogno di nutrirti? Faccio un esempio banalissimo: hai bisogno di nutrirti? Sarà lo stimolo della fame o della sete, che sono stimoli in qualche maniera dolorosi. Noi, grazie a Dio, non conosciamo questa forma di dolore atroce che è la fame o la sete, però insomma, capito? Cioè, ogni stimolo indica la mancanza, il bisogno di qualcosa. Per questo andiamo in cerca di. E così nella vita ci si evolve per tappe perché siamo continuamente in cerca di qualcosa, almeno fino alla morte, questa è l'idea. D'accordo? Quindi per infelice si intende questo. Ci evolviamo.
Direi che la tappa fondamentale dell'evoluzione fuori da sé è data dal sesso, chiaramente, no? Dall'eros, per dirla in termini platonici, cioè dalla sfida che ci è posta dall'altro rispetto a noi. E infatti tutte le figure hegeliane sono figure in cui c'è sempre lui e l'altro, o lei e l'altra, insomma lui, perché parliamo di uno spirito, dunque usiamo il maschile per questo motivo. Quindi queste sono le due figure che studieremo con, diciamo, maggiore intensità. La fenomenologia dello spirito, quindi abbiamo detto, storia romanzata della coscienza che esce dalla sua individualità, raggiunge l'universalità e si riconosce come ragione che è realtà e realtà che è ragione. Cioè la coscienza, che tutto ciò che è reale è razionale, tutto ciò che è razionale è reale, è il punto d'arrivo, è la coscienza terminale. Mentre sei in cammino, questa coscienza ancora ti sfugge nella sua pienezza, sfugge al soggetto trascendentale, evidentemente. Ma posso dire una cosa? Come no? Ma la coscienza e la conoscenza, non è tutto razionale, comprende anche l'accettazione di tutto ciò che è considerato razionale? Alla fine sì, ma non sei tu che devi accettarlo, evidentemente, lo spirito che evolvendosi accetterà poi il suo cammino, ma insomma non è nemmeno accettarlo, lo dispiega e basta, lo vede, lo fa, lo produce. È lui stesso il soggetto, attivo e passivo nello stesso tempo, non è qualcosa che subisce dall'esterno, che quindi, lo devi accettare, stoicamente accettare. È lui il protagonista dell'evoluzione. E anche le figure contrappositive sono comunque farina del suo sacco, è sempre una parte di lui. Il conflitto è interno all'unico soggetto, quindi non c'è una vera accettazione, c'è sempre il superamento di uno stadio che si evolve in uno stadio successivo, sintetico, per via di contrapposizione antitetica. La fenomenologia ha quindi uno scopo introduttivo e pedagogico rispetto a tutto il sistema hegeliano, perché la fenomenologia appunto ci dà la prospettiva diacronica. Poi, se volessimo affrontare anche quella sincronica che dicevamo prima con Eleonora, dovremmo per esempio affrontare la lettura, lo studio dell'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche in compendio, che è quel famoso mattone con cui teniamo aperta la porta quando tira molto vento, insomma. Quindi, per quanto riguarda la fenomenologia, il singolo deve ripercorrere i gradi di formazione dello spirito universale. Sto leggendo lì a pagina 475, ma è qualche piccolo testo di Hegel, almeno lo leggiamo, visto che leggere poi testi più congrui, insomma, diventa difficile. Il singolo deve ripercorrere i gradi di formazione dello spirito universale, anche secondo il contenuto, ma come figure dello spirito già deposte, come gradi di una via già tracciata e spianata. Similmente noi, osservando come nel campo conoscitivo ciò che in precedenti età teneva allerta lo spirito degli adulti è ora abbassato a cognizioni, esercitazioni e fin giochi da ragazzi, riconosceremo nel progresso pedagogico, quasi in proiezione, la storia della civiltà. Te lo dico in parole semplici. E allora, quello che ai tuoi nonni, a quella generazione lì, appariva in prospettiva, messo che riuscivano a immaginarselo, come qualcosa di strabiliante, di irraggiungibile, di futuribile, tu, di questa generazione, noi di questa generazione, io già sono di una generazione diversa, tendi a darlo per scontato. Cioè quelle acquisizioni che per l'uomo del Neolitico sembravano ancora là da venire, quasi impensabili, lui aveva semplicemente la selce scheggiata con la quale andava a caccia di animali da preda, per così dire. Per un uomo delle età successive, supponiamo di epoca romana, quello gli sembra assolutamente scontato, fin anche banale. Pensate, che ne so, ai traguardi raggiunti oggi dalla scienza medica, oggi siamo in grado di fare delle cose che evidentemente già ancora 30 anni fa, 20 anni fa erano difficilmente realizzabili o addirittura impensabili in alcuni settori. Ecco, e ci sembrano strabilianti per alcuni versi, ma tutto sommato scontate, le trapanazioni craniche che facevano gli antichi egizi,
Dice, ah sì, vedi, anche gli antichi egizi facevano delle preparazioni craniche, certo erano rispetto a noi dei primitivi, eccetera, eccetera. Cioè, si impara in questa maniera e chi si trova, quella generazione che si trova nello stadio successivo, nella figura successiva, tende a dare per scontato quello che era avvenuto prima e a guardarlo anche magari con un sorriso di sufficienza. Per dirla in altri termini, così ci capiamo, Ludovica, se tu ti guardi indietro, sai quando uno cresce piano piano, tende a guardare con un occhio, diciamo così, divertito, a volte nostalgico, o comunque di disinteresse, quello che magari fino all'anno prima considerava assolutamente fondamentale. Io quando ero piccolo non mi sarei mai staccato dal mio orsacchiotto preferito, però poi a un certo punto l'orsacchiotto preferito è finito prima da una parte, poi dall'altra, poi in cantina e poi... Vabbè, questo ognuno c'ha la sua storia, c'è sempre gloria lì per superare questi traumi, infatti, vedi, sono proprio così, classiche, insomma. Allora, lei sa. Allora, Alessandro, allora, oggigiorno, diciamo, anche per missione da... Il tuo orsacchiotto dovrebbe essere un uomo, magari... più o meno villoso, uno si vorrebbe immaginare quel tipo di orsacchiotto. Ma adesso si fa per scherzare, ma avete capito come le cose che uno... considerava assolutamente importanti in una determinata fase della propria vita, col passare del tempo diventano poco importanti e finiscono con, diciamo, per essere date per scontate. E ne capisci il senso. Sempre lo sguardo retrospettivo, la famosa nottola di Minerva che si leva in volo. Cioè tu capisci, ti rendi conto di quello che hai vissuto magari alcuni anni prima in relazione a quell'amicizia, a quell'amore, a quella fase lì della tua vita. Lo capisci con il classico senno del poi. Capisci il meccanismo, ci arrivi e capisci pure che era necessario che tu passassi per quella prova, più o meno dolorosa, faticosa, per arrivare alla situazione in cui ti trovi adesso, che è una situazione evolutiva, si fa per dire, no? E allora, che ne so, quando uscirai dal liceo, adesso faccio un esempio banale, per il momento ancora giustamente il greco, il latino o anche lo studio della filosofia ti sembrano cose a volte anche imbarazzanti, noiose, ci può anche stare. E allora però c'è il luogo comune che ti dicono, ah sì, ma sai, quell'allenamento è assolutamente importante, poi te ne renderai conto, il bagaglio culturale, cose che a volte sono anche delle fregnacce dette in questi termini qua, però magari ti renderai conto da qui a 10 anni, a 5 anni, adesso dico per dire, che tu sei strutturato, strutturata in quella maniera, non perché ti ricordi il duale, ma semplicemente perché hai passato una parte della tua vita, in maniera anche polemica, sofferta, ad affrontare una serie di sfide. E quelle sfide lì ti hanno fatto essere, ti hanno fatto diventare quello che tu sei adesso. In positivo o in negativo, poi sei tu che dai un giudizio di te stesso, però quando ti guardi dietro e quello che hai fatto nel corso della vita e fondamentalmente le sfide che hai affrontato, gli ostacoli che hai in qualche maniera scavalcato e che hai, scavalcandoli, li hai introiettati, li hai fatti tuoi, il tuo nemico, i tuoi nemici, ognuno di noi ha dei nemici, provvisoriamente, o degli ostacoli, mettiamo così, degli antagonisti, ecco. Pensate che vita sarebbe senza antagonisti. L'antagonista sarebbe la fase dell'antitesi. Abbiamo bisogno di nemici, nel senso buono della parola, non nemici con i quali combattere all'ultimo sangue. L'antagonista è l'ostacolo, è l'altro da te. A volte gli stessi genitori sono figure antagonistiche, per dirla sempre in termini freudiani, no? Quando sei piccolo vedi i genitori come delle divinità, più o meno protettrici, man mano che cresci i genitori all'inizio diventano magari degli eroi, poi dei personaggi sempre più imbarazzanti e poi alla fine dei vecchi rincoglioniti dei quali vorresti liberarti o addirittura dei pesi. La storia della vita, no? Volendo, nel senso che ormai sei una persona adulta, poi se sei una persona adulta, sei cresciuta bene anche grazie ai genitori, ti rendi conto che adesso stai vivendo quello che lui o lei, tua madre o tuo padre hanno vissuto qualche tempo fa, che ti hanno preceduto, e magari capisci anche perché in quel momento si comportavano in quella maniera che a te sembrava assurda, ridicola, terribile per alcuni versi.
li capisci perché stai nei loro panni. Capite? Dunque l'alterità, la contrapposizione dialettica è fondamentale per crescere, così come gli ostacoli che superiamo. Ad ogni ostacolo che superiamo diventiamo, non dico più forti, ma abbiamo fatto un passo avanti e ci strutturiamo dentro. Adesso la sto mettendo sul singolo individuo, sulla psicologia individuale, per farvi capire meglio. Hegel non parla minimamente di queste cose, ben inteso. La storia che lui sta raccontando è la storia dell'umanità, intesa nella sua totalità. Anch'essa passa per una serie di tappe. Quindi hai capito, Ludovica, perché in un certo senso la fenomenologia dello spirito ha uno scopo introduttivo e pedagogico, cioè ti insegna, ti aiuta a imparare come si sta al mondo attraverso lo studio della storia, per esempio. Stavo parlando di pedagogia e della storia, dello storicismo inteso come introduzione e così via, che serve per crescere. Allora, questa cosa è tanto vera che, quindi vi faccio questa rivelazione, insomma, magari ci siete arrivati anche voi. Visto che siamo all'ultimo anno, studieremo a breve anche gli anni 20, il fascismo. Il primo governo Mussolini affida il Ministero della Pubblica Istruzione non a uno scappato di casa, come si suole fare adesso, ma ad un grande filosofo, Gentile, Giovanni Gentile. Filosofo che aderirà al regime, ecco, un filosofo per alcuni versi controverso, ma adesso non ci interessa dal punto di vista politico. È anche quello, l'autore della voce fascismo sulla enciclopedia Treccani, un personaggio arcinoto. Giovanni Gentile, primo ministro dell'istruzione, nel 23, una delle prime leggi del governo Mussolini, del primo governo Mussolini, è la riforma della scuola, con l'introduzione dei licei così come li conosciamo noi oggi. Beh, alcune cose sono cambiate, ma insomma la struttura, l'impostazione di base ancora non sono riusciti a cambiarla del tutto. Noi siamo abbastanza tradizionalisti, per fortuna. Ecco. Cioè, il modello anglosassone hanno provato a mettercelo in tutte le salse, in tutte le maniere, ma c'è un nocciolo duro che resiste. Ed è l'impianto dell'insegnamento liceale. Perché vi dico questo? Quindi classico, scientifico. L'impianto della scuola italiana è di tipo storicistico. Quindi riprende alla lettera queste due frasi della fenomenologia dello spirito che ho appena finito di leggere. Che vuol dire? Che l'insegnamento è concepito in termini storici. Cioè, in Italia noi non facciamo prevalentemente scrittura piuttosto che arte, piuttosto che facciamo o filosofia, facciamo storia della filosofia, storia dell'arte, storia della letteratura italiana, greca, latina, eccetera eccetera, salvo le discipline scientifiche. Ma anche lì, in un certo senso, si fa storia della fisica, storia della matematica, entro certi limiti, poi la facciamo noi col programma di filosofia. Resta inteso, Gaia, l'idea qual è? È che come fai a diventare un filosofo? Come fai a coltivare il pensiero? Lo fai attraverso lo studio della storia della filosofia. Cioè, la storia della filosofia è filosofia. Dal punto di vista di Hegel, la storia della filosofia è filosofia. Cioè, per capire Platone prima devi aver fatto Socrate, per capire Socrate prima devi comunque aver fatto i sofisti, o comunque devi vedere Socrate in contrapposizione ai sofisti, e altrimenti non capisci gli sviluppi successivi. Adesso faccio un esempio banale: per capire quel movimento artistico modernista o per capire il neoclassicismo dovrai aver fatto il classicismo, dovrai avere qualche nozione di arte greca, di arte classica, mi spiego? Cioè tutti i fenomeni, così capite anche il senso della fenomenologia dello spirito, tutti i fenomeni sono inseriti nella storia, sono razionali, sono comprensibili, in termini di causa-effetto, solo se li inseriamo in una storia. Se io li prendo e li tolgo dal flusso della storia,
non li capisco più. Cioè, quello che posso capire è che 2 più 2 fa 4 e va bene, ma abbiamo detto che queste discipline sono a sé stanti, per quanto anche la storia, anche la scienza ha una sua storia, e senza capire la storia della scienza difficilmente diventeremo dei grandi scienziati. Ma tutto è storia, c'è solo la materia storia, tutto è trattato in una prospettiva storica. E noi siamo abituati a pensare in questa maniera e a ragionare in questa maniera. Quindi, per imparare a scrivere, e devi imparare la storia della letteratura. Devi incontrare Dante, poi devi incontrare Petrarca, poi devi incontrare Boccaccio, poi ti devi leggere le loro opere o le antologie. Altrimenti non capiamo quello che c'è dopo. Poi, naturalmente, noi possiamo anche lavorare per tematiche, e possiamo lavorare sviluppando, che ne so, un'idea in maniera dialogica, come abbiamo fatto tante volte, per problemi. Ma l'impianto fondamentale rimane ancora oggi quello storico. Rimane quello storico perché la riforma nel 1923 è stata fatta da Giovanni Gentile, filosofo neo-idealista, quindi neo-hegeliano. Non è esattamente il suo pensiero, deriva da quello di Hegel, diciamo dalla tradizione ottocentesca, poi sono differenze importanti che magari studieremo più in là. Vi basti però capire questo, che dà senso all'affermazione che si tratta di uno studio, quello fenomenologico, che ha un valore introduttivo e pedagogico. Ti formi studiando la storia.